I lavori per la corsia ciclabile di Corso Sempione a Milano inizieranno il prossimo martedì 26 aprile con la tratta 4 da via Melzi-Deril a via Procaccini, partendo dal primo parterre lato Civici Pari. La chiusura del cantiere è prevista per metà luglio. Ad annunciarlo è il presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, attraverso un post su Facebook. Il progetto per la realizzazione della ciclabile in Corso Sempione è iniziato nel marzo 2021. Conclusa la riqualificazione, Corso Sempione diventerà un viale alberato a due corsie per senso di marcia, con un controviale per ogni direzione e due parterre verdi alberati per bici e pedoni. Saranno 270 i nuovi parcheggi che si aggiungeranno ai 700 regolari esistenti. L'investimento totale è 4 milioni di euro provenienti da fondi europei. Con questo progetto, ha spiegato il comune, i cittadini avranno invece a disposizione una strada a quattro corsie, ma anche nuove aree verdi e il collegamento con itinerari ciclabili in direzione centro-nord, per collegare l'Arco della Pace, Piazza Firenze, Cascina Merlata e il distretto Mind. Decisamente soddisfatto anche Alessandro Giungi, consigliere comunale del PD. Il 26 di questo mese di aprile inizieranno i lavori su Corso Sempione con la riqualificazione appunto di tutta l'area e con la costruzione di una pista ciclabile pedonabile su entrambe le alberate stradali che ora sono occupate abusivamente dal parcheggio sulle radici di alberi anche centenari. È un progetto che nasce da un ordine del giorno del 2013, quindi sono passati tanti anni, ma è bellissimo davvero finalmente vederlo realizzarsi.